Buonasera, benvenuti nell'Accademia d'Arte di Cagliari. Vedo facce nuove, quindi per chi è venuto al primo seminario sarà una ripetizione, per voi altri invece ci presentiamo. L'Accademia d'Arte di Cagliari si occupa di formazione artistica professionale attraverso di trienni in quattro orientamenti che sono scrittura, pittura, illustrazione e fumetto. Collaboriamo anche con altre realtà nel mondo culturale e artistico. Una di queste realtà che ci fa molto piacere accogliere la nostra Accademia è Scuola Filosofica. E questo è il secondo di cinque seminari che abbiamo programmato, ce ne sarà uno al mese. E per quanto riguarda il seminario e cos'è Scuola Filosofica, invece vi lascio a Gian Giacomo. Grazie. Grazie Giorgio. Grazie anche all'Accademia che ci ospita, benvenuti quindi al secondo appuntamento con il ciclo di seminari Marchio Scuola Filosofica. Io sono Giacomo Carrus, vi racconto brevemente per chi non fosse stato presente la scorsa volta cos'è Scuola Filosofica. Scuola Filosofica nasce come un sito fondato una decina d'anni fa da uno studente di filosofia che in questo momento ha completato gli studi e insegna attualmente all'Università di Dublino. È un sito che si propone, ha come obiettivo la diffusione libera e democratica della cultura e degli ideali e raccoglie contributi in forma d'articolo su diversi argomenti, storia e filosofia soprattutto, ma anche letteratura e argomenti diciamo più leggeri. Qualunque argomento si è trattato con il taglio di Scuola Filosofica è benvenuto nel nostro sito. È cresciuto nel tempo, in questo momento si tratta di uno dei maggiori siti italiani di scuole, di storia e filosofia e quest'anno abbiamo avuto il piacere di organizzare questo evento con l'Accademia d'Arte, che ci consente anche di presentare la nostra collana di libri. Collana di libri edita con l'editore e l'editore di Bologna. La scorsa volta abbiamo fatto un incontro sulla Guerra Fredda, basato sulla nostra prima pubblicazione che si intitolava appunto La Guerra Fredda. Oggi l'argomento sarà Lovecraft e la filosofia della paura. E il libro in questione stavolta è questo, Scrivere di filosofia, curato da Chiara Cozzi, con i contributi di vari altri autori, tra cui il mio contributo su Lovecraft. Quindi, due parole su di me, anche questo per chi non fosse stato presente la scorsa volta. Ho conseguito la laurea in lettere storiche all'Università di Cagliari, in questo momento sto perfezionando i miei studi, mi sto specializzando sempre in ambito storico. Faccio parte, come vi ho detto, del progetto Scuola Filosofica da diversi anni, in particolare coordino il gruppo in questa iniziativa che stiamo portando avanti con l'Accademia. Sono tre di saggi di argomento storico, tra cui l'esercito e le guerre dell'impero romano d'Oriente e Storia della Shoah, la politica dello sterminio nazista, entrambi editi con l'Universale, una casa editrice di Cagliari, sono stati pubblicati i primi mesi di quest'anno, e sono membro della Società Italiana di Storia Militare, la SISM. Un piccolo appunto prima di iniziare la presentazione su Lovecraft: come avete potuto vedere, io sono fondamentalmente uno storico, una formazione storica, quindi non filosofica, per cui tratto l'argomento non tanto da filosofo quanto da appassionato degli scritti e del pensiero di Lovecraft, che ha voluto un po' ragionare su quello che ha voluto comunicarci l'autore di Providence. Possiamo quindi iniziare la presentazione. Facciamo accomodare il signore. Iniziamo subito da qua. Dunque, Lovecraft è uno scrittore americano che scrive libri che possono riferirsi a un ambito sia horror che fantascientifico. Poi chiariremo meglio il genere. Poi chiariremo meglio il genere appunto in cui possiamo classificare le sue opere. È uno scrittore che rivoluziona fortemente un certo ambito, cioè la letteratura horror, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento arriva alla fine di un'epoca. La fine di un'epoca che pure era stata un'epoca piuttosto fulgida.
Qui vediamo due rappresentanti della letteratura horror gotica, detta anche classica. Il primo sulla destra, credo che la maggior parte di voi lo conosca anche solo di vista, Edgar Allan Poe, famosissimo scrittore gotico americano, che lui rappresenta proprio il pieno di quella letteratura dell'horror classica. Mentre il secondo rappresenta il periodo finale, che pur essendo un crepuscolo, poi seguito da una certa bonaccia, è un crepuscolo che risplende davvero di una luce folgorante, ed è Bram Stoker. Bram Stoker, scrittore irlandese, che ha scritto il celeberrimo Dracula, ha scritto tante cose, ma naturalmente il sottotitolo, l'ammiraglia della sua produzione Dracula. Diciamo la fine di un'epoca perché a partire dall'inizio del Novecento va declinando questa fortuna che aveva avuto la letteratura horror classica, che non riesce più a rinnovarsi, a reinventarsi. Soffre di, un po' come capita spesso per diverse correnti letterarie, della difficoltà a trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di originale che ridia vitalità al genere. E infatti è un periodo dove non troviamo grandi autori, stiamo parlando dei primi 10-20 anni del Novecento. Ma dietro l'angolo c'è una grande svolta, e cioè c'è la rivoluzione che compie il nostro Lovecraft. Una rivoluzione che porta alla nascita dell'horror moderno. Qui a destra l'autore che stiamo trattando oggi, a sinistra, per come immagine, simbolo della sua letteratura, una delle sue creazioni più famose. Per chi conosce Lovecraft capirà già chi è questo essere. Si tratta di un'entità soprannaturale di cui parleremo meglio dopo, chiamata Cthulhu. Ebbene, Lovecraft venne definito molto felicemente dallo scrittore americano Fritz Leiber come un Copernico della letteratura, in particolare della letteratura horror, proprio per la caratura della rivoluzione da lui operata sul campo. Una letteratura horror che con lui acquisisce queste connotazioni particolari, queste caratteristiche. Innanzitutto un punto fondamentale della letteratura horror moderna è l'ignoto e il terrore per esso, e sono la caratteristica principale forse del filone lovecraftiano. Assumono una rilevanza primaria, dopo parleremo meglio anche dell'ignoto. Secondo punto, la cornice dell'horror classico era non possiamo dire che era ristretta, perché toglieremo importanza al genere. Comunque era contenuta entro i limiti terreni, entro i limiti del mondo conosciuto dall'essere umano. Con Lovecraft si espande enormemente, va a toccare tutto il cosmo e anche cose che non fanno parte del nostro mondo, mondi fantascientifici come per esempio altre dimensioni. Perfino il mondo lirico, il mondo dei sogni, è toccato da Lovecraft. Tanto è vero che il suo genere, oltre che horror propriamente detto, viene spesso definito anche fantascienza. Lui può essere definito un po' il padre della fantascienza moderna, che avrà così tanta fortuna nei decenni successivi. E infine un punto importante, sempre che si rifà gli altri due, il ruolo dell'uomo nei racconti di Lovecraft. Un ruolo estremamente marginale, in una cornice che, come abbiamo detto, si è espansa a dismisura ad abbracciare tutto il cosmo. È un cosmo che è dominato da forze primordiali, da energie che sono assolutamente al di fuori di ogni capacità di categorizzazione umana. Qualche cenno sulla vita: il nostro autore nasce a Providence, che sta nello stato americano del Rhode Island, nel 1890. È uno stato che si trova nel nord-est degli Stati Uniti, fa parte delle prime colonie fondate dai puritani inglesi, fa parte di quello che viene definito New England, la Nuova Inghilterra. Vive un'infanzia non tanto facile a causa della psiche non esattamente equilibrata dei genitori, in particolare del padre. Sviluppa fin da quando Lovecraft era piccolo, aveva 3 anni, una psicosi acuta,
probabilmente dovuta alla stessa causa della morte stessa del padre qualche anno dopo, perché il padre muore di sifilide e la sifilide talvolta può attaccare il sistema nervoso centrale e sviluppare sintomi di tipo neurologico come la psicosi, appunto, di quel affetto. E la madre, una madre magari come tante diremo iperprotettiva, però lei iperprotettiva in modo morboso. Morboso appunto, che controllava ogni aspetto della sua vita e al piccolo Lovecraft per... per molto tempo fu anche vietato il solo mettere il naso fuori di casa, questo per una presunta bruttezza particolare del bambino, che per questo doveva essere protetto dalla gente fuori che poteva minarne la sicurezza, mentre invece era la madre stessa che ne minava la sicurezza in questo modo. Tant'è vero che qui a mio parere possiamo ritrovare un primo motivo della paura dell'ignoto. D'altronde, per il piccolo Lovecraft, quel mondo fuori dalla casa, che era diventato così minaccioso per colpa della madre, era un mondo ignoto che non conosceva, era un mondo che evidentemente gli ha fatto paura e che probabilmente l'ha segnato per questa scena. Inizia fin da piccolo a scrivere in versi, poi anche in prosa, compone la prima poesia intorno agli 8-10 anni, è molto precoce il bambino, nelle sue prime opere si manifesta subito il suo interesse per alcune discipline scientifiche che aveva conosciuto soprattutto grazie ai nonni materni, tra cui l'astronomia, soprattutto la chimica. Quindi un ragazzino che, per quanto percorrerà la strada di letterato, di scrittore, si interessa di discipline scientifiche, che riverserà questo interesse nelle sue opere, come vedremo dopo. Lovecraft, vista l'infanzia che ha avuto, avrà grossi problemi nella vita sociale, nonostante tutto comunque si sposa, ha modo di trasferirsi anche a New York, una grande città che lo spaventa e che minerà ancora di più la sua misantropia, in qualche modo, potremmo parlare anche di misantropia, e città che abbandonerà al momento del divorzio dalla moglie per tornare nella sua cara Providence. E muore a 47 anni per via di un tumore all'intestino tenue, insomma amareggiato, però sempre dimostrando un enorme interesse per le discipline scientifiche, tanto che tenne un diario, è un po' macabro questo, magari comunque tenne un diario giornaliero anche della sua malattia, quindi una personalità, nonostante ciò di cui tratta, estremamente razionale e scientifica. Le sue opere più famose, che appartengono all'ultimo periodo, al secondo periodo di Providence, insomma, quando lui ritorna, dal 26 poi fino alla morte, starà lì nel 37, ne ho citato alcune che sono una selezione che ho operato, devo ammetterlo, anche seguendo ciò che ritengo che lui abbia scritto, ciò che ritengo di meglio che lui abbia scritto, ma credo che anche, insomma, gli ammiratori di Lovecraft possano essere d'accordo. Abbiamo il romanzo Il richiamo di Cthulhu, un altro romanzo del 27, Il caso di Charles Dexter Ward, forse la sua opera migliore, e poi alcuni racconti brevi, Il colore venuto dallo spazio del 27, Il tumulo del 29, che tra l'altro non risulta una sua opera, perché lui l'ha scritta come ghostwriter, vale a dire come scrittore su procura, quindi un'altra persona gli ha dato uno spunto, gli ha detto scrivimi questo, ci metterò il mio nome, comunque suo, molto bello anche quello, e infine racconto Colui che sussurrava nelle tenebre del 1930. Iniziamo a dare uno sguardo al pensiero di Lovecraft, questo è il punto fondamentale del suo pensiero, il cosmicismo. Cos'è questo cosmicismo? È una corrente filosofica, potremmo chiamarla filosofica prendendola con le pinze, però può avere questa connotazione, che si rifà a ciò che abbiamo detto prima, cioè alla considerazione del cosmo e del ruolo che l'uomo ha all'interno di esso, dello scrittore di Providence. Innanzitutto il cosmicismo può essere visto come un deciso rifiuto del positivismo ottocentesco e anche dell'antropocentrismo che con sé portava il positivismo, quindi non c'è più quella fiducia spropositata
e senza limiti nei confronti della scienza, del progresso scientifico e anche dell'uomo stesso, che attraverso di essi poteva dominare la realtà e il mondo che lo circondava. E anche allo stesso tempo il rifiuto di qualsiasi dottrina religiosa. Lovecraft si definisce fondamentalmente ateo, anche se poi direi in una lettera più precisamente agnostico, però probabilmente in questo momento l'ateismo è ciò che mi può descrivere meglio, a prescindere dai miei pensieri più intimi. Un altro aspetto tipico del cosmicismo: l'uomo come specie è insignificante, e qui si ricollega a ciò che ho detto poco fa, l'antropocentrismo viene meno, l'importanza dell'uomo è minima, è solo un incidente, tra l'altro, un incidente sia dal punto di vista dell'importanza che ha all'interno del corpo e del cosmo, sia dal punto di vista cronologico. È un incidente che dura pochissimo, il cosmo è sempre esistito, esisterà sempre, l'uomo passa nel cosmo una porzione di tempo pari al battito dell'aria di una farfalla, potremmo dire, no? E il cosmo è governato, come ho detto poco fa, da forze primordiali, non categorizzabili, che non si curano dell'uomo più di quanto si curerebbe un uragano degli insetti spazzati via dalla sua furia, per dare proprio l'idea di forze che non hanno neanche tanto l'interesse di nuocere all'uomo. Sono forze indifferenti all'uomo, talmente l'uomo è piccolo, che semplicemente possono nuocere solo nel momento in cui l'uomo si pone sulla loro strada. Qui, per farvi capire di quali forze, di quali entità si popola l'universo lovecraftiano e anche le caratteristiche di queste entità, ho messo alcune immagini dei cosiddetti dei dell'universo lovecraftiano. Cosa sono questi dei? Innanzitutto la parola dei l'ho messa tra virgolette, perché? Perché ho detto che Lovecraft rifiuta qualsiasi religione. Vengono chiamati dei nei suoi libri perché sono entità che possono avere un sapore soprannaturale. In realtà, lo vedremo tra poco, sono entità assolutamente materiali che fanno parte del mondo fenomenico. Queste sono alcune rappresentazioni che hanno voluto dare artisti successivi a ciò che descrive Lovecraft. Perché sono rappresentazioni successive? Perché, come abbiamo visto, l'ignoto è una componente fondamentale delle opere dell'autore. E quindi queste stesse creature mostruose non vengono mai descritte in maniera precisa. Perché non sono descrivibili? Non perché non vogliano. Perché non rientrano proprio nelle categorie umane, non rientrano nel nostro ordine di pensare le cose. Quindi, grosso modo, insomma, ci si è sbizzarriti, si è tentato di dare un'immagine a queste creature che per lo più sono sempre amorfe. Per caratterizzare la loro forma si parla addirittura di geometrie non euclidee, no? Per dare l'idea di qualcosa che non appartiene alla nostra logica matematica più elementare. E questi in particolare, insomma, abbiamo un altro Cthulhu. Gli altri hanno tutti nomi impronunciabili. A Lovecraft piaceva molto inventare queste lingue dal sapore culturale, ricordano quasi le lingue semitiche. Gli altri si chiamano Azathoth, qui e qui su Yog-Sothoth. Comunque, una piccola digressione linguistica. Tra l'altro sarebbe interessante proprio se qualcuno facesse ricerche per capire se si è ispirato effettivamente a qualcosa di concreto. Non sono state mai fatte, questo è un primo spunto di ricerca possibile, linguistico, ma dopo ne vedremo altre più interessanti. Dunque, la sua letteratura può essere definita, sotto certi aspetti, una fenomenologia dell'orrore. E cioè una letteratura che si fonda sull'assunto che nulla esista al di fuori del mondo fenomenico. Questo mondo fenomenico non è altro che il mondo reale, diciamo, in parole povere, il mondo tangibile, il mondo esperibile, esplorabile con i sensi. E quelli che noi chiamiamo orrori e che sembrano creature sovrannaturali, non hanno nulla di metafisico, non sono altro che oggetti che noi non riusciamo a visualizzare con le nostre categorie. Questi esseri mostruosi che abitano, quindi, gli angoli più nascosti del cosmo, gli stessi che avete visto prima, sono di ordine fisico. Questa è una prima considerazione che possiamo fare su di loro.
E tra l'altro, a questo proposito, io non so se qui ci sia qualche appassionato della letteratura di Lovecraft, non è chiaro questo aspetto alle volte, perché in diverse opere, in particolar modo vorrei citarvi un esempio, il romanzo che ho citato prima, Il caso di Charles Dexter Ward, sembra che compaiano dei momenti in cui c'è di mezzo la magia. In quel romanzo a un certo punto il protagonista evoca un suo antenato con una particolare formula, con l'utilizzo di particolari sostanze. Ma se uno va a scavare bene, vede che anche questa che sembra un'eccezione, non è un'eccezione. La formula innanzitutto rappresenta un'invocazione a una creatura che viene da un'altra dimensione, ma comunque è una creatura reale e fisica. E le sostanze che utilizza Lovecraft sono sostanze, per lo più sali, di metalli, un chimico magari potrebbe dirvi di più, comunque sono sostanze che ritroviamo nei manuali di alchimia. Ora so che qui può far sorridere, insomma, parlando di Lovecraft razionale, scientifico, e parla di alchimia. Non dimentichiamo che l'alchimia per lungo tempo, ancora in quel momento, era considerata non una pseudoscienza, ma una scienza a tutti gli effetti. Newton e Boyle, per esempio, si occupavano di alchimia, quindi non l'ultimo arrivato, non erano certo persone sprovvedute. Questo è il tema cardine, ignoto, conoscenza e follia. E lo iniziamo a vedere con questo estratto di Lovecraft, che dice che il più antico e intenso sentimento umano è la paura, e il genere di paura più antico e potente è il terrore dell'ignoto. Per questo decide di occuparsi di questo argomento. All'inizio la solita frase che sto cercando di ripetere più volte proprio per far capire qual è il cardine del pensiero di Lovecraft, cioè l'incapacità di categorizzare gli orrori delle sue opere. La cosa interessante è che i suoi personaggi, nonostante questa incapacità, i personaggi principali, i protagonisti, che sono sempre delle persone, dei personaggi positivi, sono delle persone colte, raffinate, istruite, hanno anche un'altra caratteristica in comune: il sapere, l'amore per il sapere. Vogliono conoscere, un po' come l'Ulisse dantesco, potremmo dire, da un certo punto di vista. È un po' come l'Ulisse dantesco, subiscono la punizione per aver voluto conoscere a tutti i costi, perché la conoscenza è un male nel pensiero di Lovecraft. Ulisse nella commedia subiva la punizione che aveva un'origine divina, no? Gli viene affondata la nave mentre si sta avvicinando al purgatorio e affonda con tutta la sua ciurma. I protagonisti di Lovecraft subiscono una punizione che ha un'origine invece fisica, come abbiamo detto, magari mostruosa, ma comunque fisica, che può essere talvolta la follia e talvolta anche la morte. L'ignoranza per lui rappresenta una salvezza per l'equilibrio mentale degli uomini. Perché? Perché appena si azzardano a ficcare il naso in faccende che non dovrebbero ricercare, subiscono ciò di cui abbiamo parlato. C'è un racconto in particolar modo che è fondato proprio su questa idea fino alla fine. Si intitola Le montagne della follia, anche il titolo parla, no? Parla di una spedizione al Polo Sud. Questi esploratori scoprono delle creature ibernate, comunque tutta una serie di vicissitudini. Le creature si risvegliano, riescono in qualche modo ad uscirne, nonostante tutto finisce proprio con questi uomini che stanno tornando a casa su un aereo che decolla dal Polo Sud e che mentre li riporta a casa sorvola delle montagne oltre i quali i protagonisti vedono qualcosa che non viene neanche descritto, naturalmente il solito ignoto, che li sconvolge, tornano a casa pazzi. E questa è la fine che faranno molti dei protagonisti di molte delle opere di Lovecraft, se non, come ho detto, addirittura la morte. L'unica salvezza, insomma, è il non sapere. Quindi il contrario della filosofia, potremmo dire, no? Filosofia amore del sapere, questo è un amore del non sapere.
Per chiarire bene il pensiero dell'autore sull'argomento, ho messo questo estratto dal romanzo di richiamo di Cthulhu. Non sto a leggervi in effetti tutto, può essere noioso, ma una cosa interessante secondo me la possiamo trovare alla fine. A parte tutto ciò di cui abbiamo parlato, quindi il fatto che viviamo su un'isola di ignoranza pacifica, che la conoscenza ci può portare alla pazzia, guardiamo addirittura il contrasto che c'è col pensiero illuminista nell'ultima frase. O diventeremo pazzi dalla rivelazione una volta che avremo capito che posto occupiamo nel cosmo, oppure fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo medioevo. L'antitesi dell'illuminismo. L'illuminismo parla di una luce benefica che illumina l'ignoranza, rischiara le tenebre. Questa è una luce mortale, quindi devi evitare. L'illuminismo ci ha dato l'idea del medioevo come anni bui, un'idea che poi ci è voluto tanto tempo per rivalutare, e lui ci parla di pace e sicurezza di un nuovo medioevo. Quindi è un personaggio davvero curioso questo Lovecraft, perché è razionale, perché è scientifico, eppure antilluminista evidentemente da questo, qui è proprio chiaro. Altro aspetto interessante, il rapporto di Lovecraft con le altre culture. Lovecraft e il razzismo l'ho intitolato, perché? Perché che ci piaccia o meno è indubitabile che nelle sue opere ci sia una forte vena razzista, esplicita. Ora, da una parte potremmo dire, va bene, guardiamo la società del New England dell'inizio Novecento, è una società dove domina la cultura WASP, quella che viene chiamata White Anglo-Saxon Protestant, quindi una cultura fondata su un'idea di maggior raffinatezza, ma di superiorità vera e propria della cultura dell'uomo bianco anglosassone, perché talvolta l'uomo bianco non è sempre uomo bianco, ma può essere più o meno bianco, come sappiamo bene. L'uomo mediterraneo, per esempio, sta sempre a un grado inferiore. Una cultura è una razza superiore rispetto a tutte le altre che vivono sul nostro pianeta, rispetto anche agli ebrei, per esempio. E qui c'è una contraddizione in Lovecraft che esamineremo meglio dopo. C'è il fatto, Lovecraft era, ho detto che si è sposato, la moglie Sonia Green era di origine ebraica. Come mai questo lo vediamo tra poco, per cercare di dare magari un'altra di vedere da un'altra angolatura questo aspetto. Comunque, al di là del background, tutti gli studiosi dell'autore hanno ammesso che non c'è dubbio sul fatto che, a prescindere dal luogo in cui crebbe, dal luogo in cui ha vissuto, aveva un pensiero decisamente più estremizzato da questo punto di vista della media. Non c'è assolutamente dubbio, e ve lo voglio dimostrare con alcuni estratti che possono risultare anche fastidiosi da leggere, ma rendono bene l'idea del poeta. Questo è, qui faccio un piccolo appunto, anche se il titolo può causare problemi per la sensibilità di qualcuno, sappiate che si intitola sulla creazione di negri. Il termine allora era ancora ampiamente utilizzato in maniera normale, non aveva necessariamente quella connotazione negativa che gli diamo oggi. Ed ecco la poesia che scrive quando è giovane, quindi si può pensare... era immaturo magari, no, però lo otterrà anche più avanti questo pensiero. Parla della creazione degli uomini da parte di Giove, vengono creati poi gli animali sono troppo distanti dall'uomo in quanto a razionalità, sono troppo bestiali, ci vuole un anello di congiunzione. L'anello di congiunzione è la razza nera. Scolpirono una bestia in figura semiumana, la riempirono di vizio e chiamarono la cosa negra. Questo dice il nostro autore. Altro estratto, racconto l'abbraccio di Medusa. Qui troviamo un antagonista che è donna, le donne sono quasi sempre le antagoniste, tra l'altro, anche qui magari si può vedere dopo qualcosa di più. Dice: sarebbe stato terribile se quella gente, andiamo direttamente alla fine, avesse saputo che la strega malefica, questa Marceline si chiamava, era impercettibilmente e sottilmente, ma senza alcun dubbio, figlia degli originari abitatori dello Zimbabwe. Perché anche se solo in parte, Marceline era una negra,
questo lo dice verso la fine del racconto, in realtà abbiamo qualche indizio che lei, nonostante lui non la descriva, che lei abbia questa origine, perché ci dice che viene da New Orleans. New Orleans lo sapete, no? Il centro dell'America, sta nella Louisiana, è conosciuta proprio per la multiculturalità, per essere un mix di cultura americana ma anche spagnola, creola, e fa capire anche che Lovecraft da subito che è una cultura da non apprezzare troppo, diciamo che non ci voleva così bene a noi mediterranei in generale, no? Quindi insomma un altro indizio esplicitissimo del razzismo dell'autore. Eppure, se andiamo a vedere il suo epistolario, che forse ancora più dei racconti prende il suo pensiero, ed è un epistolario enorme, 120.000 lettere circa ci sono pervenute, sembra che col tempo il razzismo di Lovecraft passi da avere un'origine biologica ad avere un'origine culturale, in particolar modo negli anni 30, quando sale al potere il nazismo in Germania. Lovecraft si dimostra sempre critico nei confronti del nazismo, soprattutto riguardo il fatto che il razzismo nazista è tipicamente biologico, è biologico scientifico, potremmo dire, senza volerli dare nessuna caratteristica positiva, però scientifico. Perché? Perché era insomma un tipo di razzismo che si alleava con la scienza in qualche modo, e lui insomma lo critica. Cosa spiega? Spiega che il problema non è tanto l'origine biologica di una persona quanto la cultura della persona stessa, e cioè se accetta e abbraccia la cultura europea, anglosassone in particolare, chiunque è il benvenuto, chiunque può far parte della comunità eletta ariana, purtroppo, diceva lui. Ora, il fatto è che queste considerazioni le leggiamo per lo più nelle lettere degli anni 30, che sono le ultime che scrive, perché è stimolato dal problema, dai discorsi che nascono intorno al nazismo, no? Prima non ne parla tanto di questi aspetti, eppure magari alle volte accenna qualcosa. Insomma, a mio parere, come ho scritto, un altro spunto interessante di ricerca sarebbe questo: una volta appurato tutto ciò che abbiamo detto, questo razzismo di Lovecraft nasce da subito come un razzismo dalla doppia faccia, cioè un razzismo in cui alle volte emerge di più il lato biologico, alle volte emerge di più il lato culturale, o invece un razzismo che nasce come biologico e poi si trasforma e scompare del tutto il lato biologico in razzismo culturale? Anche su questo non sono stati fatti particolari studi, è sicuramente uno spunto interessante a mio parere per conoscere meglio l'autore. E infine il sogno che occupa uno spazio così importante negli scritti di Lovecraft. Spesso anche nell'epistolario ci parla delle sue esperienze oniriche che hanno inizio fin da bambino. Sono incubi per lo più, chiaramente, è uno scrittore horror, quindi ha a che fare con gli incubi. Iniziano in particolar modo quando muore la nonna materna a cui era molto affezionato, sogna queste strane creature che lui chiama i magri notturni, non lo fanno dormire, da lì scatta la sua verve scrittoria nell'horror. E sarà tormentato dagli incubi per tutta la sua vita. Incubi da cui prenderà spesso spunto. In che modo lui vedeva il sogno, in che modo lo considerava? Anche questo è interessante, tra l'altro sì, come scrivo qua, un intero filone delle sue opere viene proprio chiamato ciclo dei sogni. Il sogno non era considerato come un'esperienza scaturita dall'inconscio. Rifiutava assolutamente la psicanalisi freudiana, tanto che Freud venne definito in un racconto di Lovecraft il ciarlatano di Vienna. Non ci andava a leggere, insomma. Non era insomma un'esperienza che scaturiva dall'inconscio, ma era un'esperienza reale, veniva dall'esterno, era infusa in qualche modo all'interno dell'uomo, ma
è quasi un'esperienza extracorporea che fa vivere magari all'uomo situazioni che si sono davvero verificate in qualche momento, che fa comunicare l'uomo con creature che davvero esistono e stanno cercando di dare un messaggio all'uomo. Tanto è vero che il sogno per lui è così tangibile, ha una natura così propria che viene dall'esterno, che lui spesso e volentieri, sintomo della sua insicurezza, perché lui era molto insicuro come persona, tanto spesso da pensare di non valere tanto come scrittore, penso spesso di smettere di scrivere perché non era tanto apprezzato, eppure ci ha dato davvero opere magnifiche che sono state rivalutate dopo la sua morte. Tanto da chiedersi, ma la paternità, lo scrive in una lettera a un suo caro amico Samuel Hoffman, di origine ebraica, da chiedersi se questi sogni hanno questa origine, io ne sono convinto, ma è mia la paternità dei racconti che scrivo in base a questi sogni, o non dovrei prendermi il merito di averli scritti? E però, se non è merito mio, a chi mai dovrei dare il merito? Ciò fa capire quanto ritenesse aventi una natura proprio a sé i sogni. L'esperienza onirica più importante di cui parla lui in tante sue lettere, in particolar modo in una lettera da cui è stata estrapolata per trarne proprio un racconto, e oggi è stampata in forma di racconto, è il famoso sogno romano del 27, che viene pubblicato come racconto col titolo L'antichissimo popolo. L'ho voluto citare innanzitutto perché è ritenuta da lui stesso l'esperienza onirica più importante. In secondo luogo perché ha una caratterizzazione curiosa per Lovecraft. Abbiamo detto che lui, insomma, è permeato da un forte razzismo. Solitamente gli antagonisti hanno un'origine non europea. Solitamente il male viene o da altri mondi o da altre dimensioni o comunque da luoghi della terra lontani dal vecchio continente, dal deserto dell'Arabia, dal polo sud, dalle paludi della Louisiana e del sud degli Stati Uniti. Eppure in questo racconto il mare si trova nella penisola iberica. Il sogno romano si chiama così perché lui sogna di essere un magistrato romano ai tempi, mi pare, di Cesare, ma non ne sono sicuro, che viene mandato a indagare su delle voci che si stanno diffondendo sui Pirenei, nelle zone basche. Voci su mostruosità che stanno nascendo, su riti particolari che stanno svolgendo queste antiche popolazioni di origine celtica ai danni della popolazione romana. Come mai utilizza come scenario, come culla della mostruosità l'Europa? Non è stato risposto a questo, a mio parere, però vorrei darvi una possibile interpretazione. Non conosco le conoscenze di Lovecraft in ambito antropologico ed etnologico, ma una spiegazione plausibile che fosse a conoscenza di alcune scoperte antropologiche che più o meno risalgono a quegli anni, cioè il fatto che il popolo basco non ha origine indoeuropea. Lovecraft apprezza la cultura europea che lui chiama ariana, e ariana tecnicamente significa indoeuropeo, cioè il popolo che abitava nell'Asia centrale, che poi circa 6-8 mila anni fa è migrato in Europa e ha dominato tutta la sfera europea. I popoli baschi sono rimasti isolati, facevano parte di coloro che abitavano l'Europa prima dell'arrivo degli indoeuropei, quindi non sono propriamente ariani. Una possibile spiegazione può essere questa: nasce proprio tra popolazioni che non hanno il nostro stesso sangue, di fatto, la nostra stessa origine. Ora, l'influenza dell'autore di Providence, che diceva è stato apprezzato solo dopo la morte, ma è stato apprezzato davvero in maniera grandiosa, ha contaminato tutti i decenni del futuro sviluppo sia della letteratura horror in particolare, sia in generale della cosiddetta cultura di massa. E qui alcuni esempi. Per quanto riguarda la letteratura horror, chi legge Stephen King sta anche leggendo un po' Lovecraft. Soprattutto nelle sue maggiori opere, L'ombra dello scorpione, ma soprattutto It, che vedete qui, no? Il famoso clown. L'impronta di Lovecraft è clamorosa
Il clown in realtà, per chi conosce la storia, non è un clown, sono delle sembianze che assume una creatura di origine extraterrestre, è prima cosa. Può assumere diverse sembianze, non ha una forma propria, seconda cosa. Viene descritta infatti come una creatura che non si può descrivere, insettoide ma non troppo, insomma. Vive da sempre, pare, ha una vita infinita, si nutre degli esseri umani, li terrorizza nei sogni, entra nei loro sogni, diventa una caratteristica proprio fisica dei sogni degli esseri umani. Nonostante tutto, tratta gli esseri umani quasi solo come nutrimento. Quindi sembra non un'entità propriamente malvagia, ma un'entità indifferente agli uomini, che li usa come nutrimento. Insomma, sono tutta una serie di caratteristiche che richiamano chiaramente le opere di Lovecraft. Ma dicevo, non si limita alla letteratura horror questa influenza. Entra anche in altri campi, ad esempio nel fumetto, è lì, di Alan Dove, per chi lo conosce. Tantissimi episodi dell'investigatore dell'incubo hanno un'impronta lovecraftiana. Addirittura in un episodio lo incontra di persona Dylan Dog, credo in quell'episodio scenda negli inferi o comunque nell'oltretomba. Non voglio dire che l'autore abbia voluto punire Lovecraft mettendolo negli inferi, comunque nel mondo dei morti lo incontra di persona, incontra insomma due di persona. La seconda immagine è un'altra caratteristica ricorrente nelle opere di Lovecraft, è un sotterfugio narrativo che si chiama Pseudo Biblium, cioè libro falso, un libro che in realtà non esiste, un libro inventato dall'autore. In questo caso si tratta del Necronomicon. L'autore fonda tante sue storie sulla presenza di questo libro maledetto, Necronomicon, il libro dei morti, confezionato con pelle umana, scritto da chi? Naturalmente non da un europeo, dal pazzo arabo Abdullah al-Asred, si chiama, che ha avuto visioni terrificanti di città la cui fondazione risale a eoni prima, fondata da creature insomma mostruose e senza tempo, e che contiene tutta una serie di rivelazioni. È una specie di vaso di Pandora, non va aperto. Rivelazioni che se il mondo ne fosse messo a conoscenza, porterebbe disastri inenarrabili alla razza umana. Ed è un libro che compare anche in tante altre opere, film, per esempio, o videogiochi. Un film, anche se è un film di carattere ironico, è un horror un po' demenziale quasi, però è un film che ha avuto parecchio successo, del famoso regista Sam Raimi, L'armata delle tenebre, al Necronomicon come oggetto fondamentale, che nel film poi risveglia un'armata di non morti intorno a cui si evolve tutto l'intreccio narrativo. Dunque, quest'ultima diapositiva era proprio per farvi capire che, tra l'altro, per chi non conosce Lovecraft, magari l'ha apprezzato, ha avuto modo di apprezzarlo indirettamente tramite tutti questi altri autori, tutte queste altre opere. Considerazioni finali. Come possiamo definirlo il terrore delle opere di Lovecraft? L'impressione che ho avuto io è che è un horror che deriva dall'esterno, colpisce i nostri sensi, li azzera, ci porta alla pazzia se stiamo troppo al cospetto di questo orrore. Però fondamentalmente che tipo di orrore si tratta? È la paura nei confronti di ciò che non riusciamo a categorizzare, in parole povere ciò che non conosciamo. Come ho detto, probabilmente viene anche dall'infanzia che ha passato, ma come non vedere per esempio un collegamento tra il pensiero razzista e questo che sto dicendo ora? Vogliamo vederlo anche un po' in questo modo. È il terrore che alle volte c'è dentro ciascuno di noi, il terrore nei confronti di ciò che non conosciamo, che se rifiutiamo giusto una cosa del pensiero di Lovecraft, cioè l'incapacità di conoscere. Poniamo che noi possiamo conoscere, possiamo esorcizzare questa paura che troppo spesso affligge nei confronti di ciò che ci è sconosciuto, di ciò che non comprendiamo, proprio attraverso la conoscenza. Quindi fondamentalmente è un terrore che vive dentro di noi. Con questo concluso, grazie a tutti dell'attenzione.
prima dell'angolo delle domande, come ho detto, avete visto anche considerazioni personali, ho cercato di dare insomma un'analisi personale, quindi ora con le domande possiamo anche discutere magari su se qualcuno ha qualche visione diversa o curiosità, quindi iniziamo, chi vuole... timidezza, se no chiamo io. Qualcuno conosce Lovecraft, per esempio? Qualcuno ha letto Stefano? Sì, ho letto Le montagne della follia molti anni fa. Quello che ho citato. Vedo spesso queste immagini, queste creature, no, Lovecraftiane. Però mi chiedo se c'è una descrizione fisica nei suoi romanzi oppure se è un'elaborazione successiva. Allora, come visto, come avete visto tutti, tra l'altro vi ho fatto diversi esempi, avete visto che alcune creature avevano una connotazione un po' particolare in forma umanoide, altre invece erano totalmente amorfe. In effetti bisogna dire una cosa, alcune creature come il famoso Cthulhu, quella specie di calamaro gigante che vi ho fatto vedere, in effetti non sono totalmente descritte come un protoplasma quasi, non posso dire come è fatto. Qualche caratteristica la dà Lovecraft, infatti quando dà qualche caratteristica gli autori delle raffigurazioni la utilizzano sempre. Nel caso di Cthulhu, per esempio, parla dei suoi tentacoli, la sua faccia da polpo e i suoi tentacoli, il suo aspetto di creatura degli abissi. Nel caso di un'altra creatura, si chiama, scusate i nomi strani, Shub-Niggurath, se non sbaglio è una creatura più rettiliforme. Però sono assolutamente eccezioni, la maggior parte delle creature sono descritte, sì, però senza particolari che fanno capire le caratteristiche salienti anatomiche, va al massimo come ammassi di arti, di zanne, di occhi, qualunque cosa possibile che possa incutere terrore, ma niente di particolarmente preciso. Quindi si può dire che sono principalmente elaborazioni successive. Le immagini che avete visto, sì, infatti. Le rappresentazioni un po' visive degli artisti. Sì, infatti, se andate a vedere... C'erano queste illustrazioni nei libri pubblicati, c'era, non so perché negli anni 30, c'era... No, allora, in alcune, tra l'altro, le pubblicazioni di Lovecraft spesso erano raccolte in riviste, soprattutto lui pubblicava in particolar modo in una rivista che si chiamava Weird Tales, cioè... storie strane, narrativa strana, strana nel senso di non di curiosa ma proprio di quasi bizzarra. Sì, sì, bizzarra e spaventosa. E naturalmente le riviste, immaginatevi le riviste negli anni 30, non so se ne avete mai viste, erano chiaramente illustrate, avevano tutta una serie di immagini che riprendevano i temi trattati. Quindi sì, ci sono state raffigurazioni pubblicate proprio assieme ai racconti, ma se voi andaste a vedere su internet, se ne trovano tante, le raffigurazioni che venivano fatte dei mostri di Lovecraft sono sempre diverse, a parte le poche entità che vi ho citato, che hanno alcune caratteristiche salienti. Per il resto quasi sempre cambia totalmente a seconda della sensibilità, dell'interpretazione che l'artista ha voluto dare a quella particolare creatura. Quindi raffigurate sì anche al momento della pubblicazione con Lovecraft in vita, ma amorfe, con tante possibilità di descrizione. Una cosa, stavo notando come lui esorcizza la paura... perché c'è questo rapporto col padre, che è stata una cosa che l'ha segnato profondamente, che lo toccherà per tutta la vita, cioè sembra che siccome non riesca a riconciliarsi, a stare nella serenità come personaggio, come persona, lui proprio abbracci in qualche maniera la follia, cioè abbraccia il personaggio horror, quello che gli fa paura, che lo porta, cioè lui se lo porta appresso per una vita. È una cosa incredibile come non riesca a riconciliarsi con questa figura paterna. Sì, sì. Anche perché la psicosi nel 1900 chiaramente non era trattata come è trattata oggi. E perciò era veramente la follia allo stato puro. Certamente, e difatti
come dice bene lei, il fatto che Lovecraft riversi il suo malessere per questi avvenimenti e anche la psicosi stessa del padre che si ricollega al tema della follia, si vede anche per il fatto che spesso e volentieri i protagonisti che impazziscono, poi che subiscono tutte quelle cose tremende attraverso cui lui esorcizza questa infanzia, sono proprio degli alter ego di Lovecraft anche sotto altri aspetti. Lui sembra ci tenga a rimarcare, quando li descrive, sono sempre dei gentiluomini del New England solitamente, bianchi, si vede che sta cercando in effetti di rivivere un po' determinate sue esperienze, quello assolutamente, sono quasi sempre dei suoi alter ego, magari più positivi sotto certi aspetti, per venire più incontro allo stereotipo del gentiluomo inglese. Lui sapeva di non rientrare totalmente in questo, soprattutto dal punto di vista delle capacità sociali, però sì, sicuramente è stato anche un modo per esorcizzare sia il malessere per il padre sia il malessere anche per la madre. D'altronde la donna è, come ho detto, quasi sempre un antagonista. Come non pensare alla madre che è stato l'elemento fondamentale dell'insicurezza e della paura del bambino nei confronti del mondo che lo circondava? Non c'è uno che sia un personaggio femminile totalmente positivo. I pochi leggermente positivi solitamente non hanno rapporti sentimentali con i protagonisti, se non amore platonico. Non c'è amore, insomma, nei libri di Lovecraft tra uomo e donna. Così come c'è stato un amore morboso e quindi in effetti non amore tra madre e figlio. Quindi lui rivive sì tante esperienze della propria vita attraverso le scarica negli scritti. I suoi romanzi sono stati poi tradotti in film, e come può aver influenzato la filmografia dell'epoca? Ecco, allora, bella domanda, non sono stati tradotti all'epoca, anche per capiamo anche il problema, per esempio, semplicemente del fatto di tradurre in immagini qualcosa l'ignoto. Cioè lì sì, da una certa parte da un'estrema libertà a chi vuole interpretare quello, dall'altra parte magari una libertà così estrema che nessuno, o comunque in pochissimi, si sono dimostrati davvero arditi. Per quanto ne so, all'epoca non c'è stata nessuna trasposizione. Moltissimi però riferimenti, come ho detto, non trasposizioni ufficiali, ma i riferimenti all'opera sono davvero tanti anche nei film, però risalgono più a decenni successivi. I riferimenti alle opere di Lovecraft spuntano fuori soprattutto nei film horror a partire dagli anni 70-80. Sì, prima sono quasi totalmente assenti, quindi il cinema per tanto tempo non ha potuto giovarsi dell'apporto di Lovecraft. Se però, ripeto, se c'è qualche appassionato qua che ha conoscenza di qualcosa di diverso, insomma, la discussione è aperta a tutti. Una curiosità, può alzare la mano chi conosceva già l'autore? Per capire, ok, chi aveva già letto proprio qualcosa dell'autore, quindi non solo conosce l'autore. Ok, è poco conosciuto, sì, in effetti, però estremamente importante, come abbiamo fatto sentire anche per ciò che viviamo oggi. Altre domande? Vai, Stefano. Viene in mente scritta una comunicazione diretta tra queste entità aliene e l'uomo? Ovvero, intanto esiste la possibilità fisica di comunicazione? Ovvero esiste un linguaggio comune? O sono queste entità che possono comprendere il linguaggio umano? Oppure non avviene? Nel caso del libro che avevo letto, ad esempio, Un pene della follia, a un certo punto c'erano queste specie di rune che venivano interpretate dai protagonisti, però anche lì non era chiaro se erano state scritte da queste entità o da degli altri uomini che erano venerati. Quindi mi chiedo se intanto si riesce anche, ad esempio, a capire che tipo di intelligenza hanno, oppure se questa rimane una cosa assolutamente ignota o al di sopra del livello di comprensione umana. La seconda, cioè è assolutamente al di sopra del livello di comprensione umana,
non è necessariamente maggiore, tra l'altro, di quella umana, la capacità intellettiva di questi esseri. Talvolta sono come animali selvaggi, sono descritti come animali selvaggi. Per quanto riguarda la capacità di comunicare, alcuni sì, possono comunicare con gli esseri umani quando c'è una comunicazione attraverso particolari forme linguistiche. Per lo più sembrerebbe di capire, da ciò che ci descrive Lovecraft, che sono forme linguistiche che appartengono comunque a razze umane antiche che hanno avuto modo di avere una migliore conoscenza di questi esseri, quindi non derivano proprio dagli esseri stessi. Se capita una comunicazione diretta dell'essere in sé, solitamente avviene per immagini. Gli esseri comunicano per esempio spesso attraverso i sogni. Del ciclo dei sogni fa parte una serie di racconti che hanno come protagonista un personaggio che si chiama Randolph Carter, che viene appunto tormentato da queste entità mostruose che proiettano nella sua mente in continuazione dei sogni, che però non sono sogni confusi, li proiettano proprio determinate idee, determinati pensieri, addirittura una determinata visione del proprio futuro, che in effetti si rivelerà essere tale. Quindi possono comunicare, prima domanda, possono comunicare? Sì, ma non attraverso forme scritte, quindi neanche con le rune. Con le rune, per come scrive di solito Lovecraft, probabilmente risalgono a razze umane più antiche che in qualche modo avevano avuto contatti con loro. Sono esseri le cui facoltà intellettive non sono conoscibili dall'uomo. Non è detto che le facoltà intellettive, tra l'altro, siano superiori, come ho detto. Alle volte si comportano come semplici animali selvaggi, che sono mossi dall'istinto. È stato influenzato dalla Prima Guerra Mondiale? La Prima Guerra Mondiale non tanto. Probabilmente, a mio parere, perché in effetti, per il pensiero di Lovecraft, abbiamo visto che la Prima Guerra Mondiale, in effetti, come caratteristiche principali, era meno congeniale. Oltre che lui era più giovane, più maturo, ha cercato tra l'altro di partecipare, lui, però non tanto per idealismo o altro, venne poi rifiutato per motivi fisici, mi pare. In generale non ha avuto quasi nessun impatto, mentre non la Seconda Guerra Mondiale, perché non l'ha vissuta, però i prodromi della Seconda Guerra Mondiale, cioè lo sviluppo dei nazionalismi, dei totalitarismi nazionalisti, sì, quello molto. Tra l'altro l'ha influenzato in positivo in questo caso, cioè gli ha fatto rivedere in meglio alcune sue posizioni, come abbiamo visto per esempio il razzismo, che da biologico passa a culturale non è un risultato finale apprezzabile, ma è già un piccolo traguardo. Ci racconti qualcosa del suo rapporto con la moglie? Sì, no, allora, questo è un aspetto di cui si è fatto tantissimo gossip con questa Sonia Green. Il rapporto con la moglie, noi non sappiamo quasi niente, anzi non sappiamo in pratica niente da parte dell'autore. Un personaggio un po' misantropo, asociale come lui, figurarsi se ha mai toccato qualcosa che, tra l'altro, lui, con la mentalità che aveva, quella mentalità protestante del New England, era un argomento assolutamente tabù, era sacro, non andava toccato. Eppure, proprio per questa sua immagine della donna un po' distorta, che nei suoi libri non esiste come partner sentimentale, esiste solo in un momento come partner, ma non sentimentale, semplicemente sessuale, e concepisce un bambino come un'entità diabolica, creando una creatura che è quasi l'anticristo, cioè vi fa capire cosa il problema del rapporto di Lovecraft con le donne. E quindi si è parlato tanto del rapporto con la moglie, si è parlato del fatto, si è detto che Lovecraft fosse asessuato, che anche non toccasse la moglie neanche con le mani, cioè con i rapporti con la moglie doveva avere sempre i guanti addosso, anche solo per abbracciare la moglie non la baciasse mai, avesse tutta una serie di difficoltà. Come? La moglie era normale. La moglie sì, era una persona normale, si è anche risposata, sì, no, una donna ha vissuto le sue storie in maniera assolutamente naturale, ma pare in effetti che nonostante tutto anche lui fosse normale, nel senso, tutte queste voci che si sono diffuse sono state quasi sempre smentite dalla stessa Sonia Green.
cioè dalla moglie di Lovecraft, che avendo avuto poi delle vicissitudini spiacevoli con lo stesso ex marito, hanno divorziato e poi insomma non sono stati in buoni rapporti, neanche in pessimi, però non hanno tenuto buoni rapporti, probabilmente non aveva motivo di incensare la loro vita assieme. Eppure, nonostante questo, ha sempre smentito queste voci, definendole sciocchezze, e dice no, in effetti da quel punto di vista, nonostante le stranezze di mio marito, era un uomo assolutamente normale. Quindi sembrerebbe che nonostante tutto Lovecraft sia riuscito a vivere normalmente un rapporto sentimentale, nonostante dalle opere si direbbe che non avesse neanche in testa la nozione di rapporto sentimentale. Purtroppo non possiamo saperlo da lui stesso, perché come ho detto non ce ne ha parlato mai, neanche una sola riga. Quello sarebbe naturalmente la prova definitiva di cosa è stato realmente. Se Lovecraft avesse scritto qualcosa in chiave autobiografica, o se comunque si identificasse particolarmente con determinati personaggi piuttosto che altri. Allora, in generale tende a identificarsi col protagonista, quindi non ha scritto nulla espressamente, esplicitamente in chiave autobiografica, ma di fatto noi, se andiamo ad analizzare le caratteristiche dei singoli protagonisti, possiamo comporre un certo mosaico. È anche vero, tra l'altro, che i protagonisti, che i suoi alter ego, non sono sullo stesso livello. Cioè, se uno conosce la vita di Lovecraft e va a leggere le sue opere, vediamo che alcuni sono davvero una specie di Lovecraft con la L minore, altri hanno solo alcune sue caratteristiche, altri ancora non hanno assolutamente. Per chi volesse conoscere gli aspetti dell'autore attraverso anche i suoi protagonisti, posso consigliare soprattutto un racconto dove in effetti c'è quello che più di tutti è il suo alter ego, il caso di Charles Dexter Ward, che ho segnalato prima. Parla appunto di tale Charles Dexter Ward, che è un uomo di Providence, che fa le stesse cose che faceva Lovecraft, ha gli stessi interessi, insomma le differenze sono davvero poche. In quel modo non si può avere proprio una panoramica totale dell'autore, però è il personaggio principale, il protagonista, che più va vicino a ciò che era Lovecraft, ma anzi soprattutto a ciò che Lovecraft pensava di essere. Probabilmente quello è il romanzo più adatto per chi volesse scoprire questo. Ricordo che a un certo punto c'è una sorta di collaborazione con Howard, l'autore del ciclo di Conan, principalmente. Sì. Per quello. Non mi ricordo se poi si era fatto qualcosa, se c'è stata la pubblicazione di un ciclo fantasy in cui c'erano comunque degli elementi lovecraftiani. Allora, io non conosco bene Howard, devo dirlo, però c'è stata una lunghissima corrispondenza con l'autore in questione, col creatore di Conan il Barbaro, no? E gli studiosi di Lovecraft solitamente tendono a considerare come accertato che lo stesso Howard abbia avuto una grossa influenza da parte dell'autore di Providence, e viceversa, anche Lovecraft pare avere subito l'influenza delle opere di Howard. Tuttavia non sono a conoscenza di nessun lavoro di concerto, quindi magari darsi suggerimenti reciproci, come era solito tra autori che avevano installato un buon rapporto epistolare, certamente. Esserci proprio un lavoro comune assieme, non ne sono assolutamente a conoscenza. Che ci fosse tra l'altro un rapporto d'amicizia molto stretto è verissimo, perché Howard tra l'altro muore suicida pochi anni prima della morte di Lovecraft, e sarà un evento tragico che lo segnerà davvero, quindi insomma l'influenza tra i due è forte anche proprio per il rapporto d'amicizia che c'è. Ancora un'ultima domanda. Certo. Dal punto di vista economico lui aveva successo? Cioè poteva permettersi di scrivere perché aveva altre risorse, o comunque allora, riusciva a cantare? Sì. Comunque, questa è una cosa interessante, in effetti avrei voluto dirla prima, durante la vita.
Il lavoro dello scrittore è sempre, insomma, un lavoro un po' strano, non, è un, non permette una rendita continua, no? È difficile, insomma, trovare le risorse per farlo. Ho anche detto una cosa, che Lovecraft non venne quasi per niente apprezzato durante la sua vita, tanto che si mise lui stesso in dubbi, ma magari non è questa la mia strada. Però un lavoro lo svolgeva, che lo poneva in continuazione a contatto con i manoscritti, in questo caso altrui. Lui si mantenne sempre con l'unica professione continua della sua vita, che fu il revisore di manoscritti. L'ha fatto fin da giovane e lo fa fino alla morte. Quindi la sua impronta c'è in una marea di racconti, ma proprio una quantità inimmaginabile, o come ghostwriter, come ho detto, o comunque anche solo in certi aspetti che vengono inseriti proprio a seguito di sue revisioni. Lui si mantiene grazie a questo, non avrebbe mai potuto mantenersi grazie ai suoi racconti, perché i racconti uscivano sì qualche volta magari nelle riviste fantascientifiche, ma non ebbero quasi nessun successo finché non morì. Solo in seguito ebbero il successo clamoroso che poi in effetti hanno avuto. Il successo in seguito quando è arrivato? C'è un motivo particolare, c'è un periodo in cui no, allora verso la sua opera? Innanzitutto l'impennata si è avuta nel dopoguerra, quindi bisogna aspettare ancora una quindicina d'anni, una ventina d'anni dal momento della morte. Non c'è un motivo particolare, una rivalutazione come spesso accade, una mutazione del gusto nella valutazione dell'horror, perché prima Lovecraft era considerato dai più grandi critici come senza il minimo gusto dal punto di vista della scrittura. Evidentemente, non voglio essere banale, ma anche questo, come spesso accade, era avanti nei suoi tempi, perlomeno rispetto al talento nella letteratura. Il talento è stato notato dopo, però nessun evento particolare che l'ha fatto notare. Col tempo si è apprezzato. Sazzi, prima di finire una comunicazione di servizio. Dunque, vi ho detto che si tratta di un ciclo di lezioni. Il prossimo appuntamento sarà su questo libro, Il bambino di Platone. È un libro che è piuttosto interessante, tratta della formazione della morale negli infanti, e verrà a presentarcelo Francesco Margoni, l'autore, è un ricercatore dell'Università di Trento. 13 aprile, 5:30 di sera, come oggi, quindi, sempre qui, per cui per il prossimo appuntamento vi aspetto. Per chi fosse interessato, sul tavolo lì in fondo potete trovare tutti i titoli che abbiamo già presentato con oggi e che andremo a presentare nei prossimi incontri. Grazie mille a tutti dell'attenzione.